Soldato Augustus Cole, sei stato fin troppo calmo finora. Bene, ascoltate, dobbiamo soltanto... Capitano! Immagino che di tanto in tanto tu ascoltassi il tuo allenatore di Crashball. Trashball? Lei non è un tifoso? Di una finta guerra? No. E come ti trovi con quella birra? Ho provato di meglio. Allora dimmi quello che sai. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph il Gamer e benvenuti nell'undicesima parte di Gears of War Judgment. Ci vediamo se Onyx Point. Già parlano. La posizione okay, di quella struttura è segreta, soldato. Ho visitato Alvo alcuni anni fa. Uno dei generali era un tifoso. Mi ha fatto fare. Comunque ragazzi, qui c'è la prima missione declassificata. Attiviamola subito, altrimenti ce ne dimentichiamo. Granate piazzate intorno alla zona di sbarco con accesso limitato alle difese delle locuste. Ok, accettiamo ovviamente. Trappole esplosive. Roba da poco. Roba da poco. La sfida con gli Sharks. Da questo lato dobbiamo scendere, sì. Oh cavolo! Ragazzi, fuggiamo perché ci siamo messi davvero male qui. Oh cavolo. Fuggi. Mamma mia, ma cosa succede qua? Questo posto bomba fumosa. Bomba fumosa. Benissimo, allora aspetta un po'. No, come cavolo si lanciamo le bombe fumose? Tu, figurati io che. Vero, ci ho giocato. Uscilla a distanza. Aspetta, aspetta. Ci siamo. Aspetta, lo vedo. Colpa alla testa, grandissimo. Ricarica. Aspetta, sono carico. Colpa alla testa, grande. Ricarica. Aspetta, c'era una bomba nei dintorni. Eccolo, lo vedo. Aspetta. Fermo, grandissimo, benissimo. Ricarica. Aspetta. Aspetta, alla testa, grande. Aspetta, un altro alla testa lo riusciamo a prendere. Che cavolo è laggiù? Ah no, è Paduk, chi è? Amici broglio, le strade. Morto anche lui, ricarica. Ok, benissimo. Siamo andati benino. Però aspetta, rivoglio un attimo il Lancer perché... No, no, aspetta, che è? Chi è che mi spara ancora? Da dove proviene? Aspetta, no, non era il Brickshot, come si chiama qui? Era il Lancer, esattamente. Allora, la prima piastrina, comunque ragazzi, tranquilli, è alla fine di questa sezione. No, mi sa devo distruggere sto coso, sì, ecco. Barriera distrutta. Barriera distrutta. Oh, cavolo, ciao. Ok, ricarica. Prendiamoci un po' di munizioni. Questo amico. E dintorni qui cosa c'è? C'è qualcosa? Si può rimuovere questo da qui? No. Almeno sembra di no. Ciao, amici. Come fai a non vedere il cielo? Lo sto vedendo. Grande, 3 stelle. Fuggiamo perché mi stava puntando. Esattamente. Eccoli qui. Quanti ne sono? Una granata. No, non ce le ho. Le ho lasciate perché ho preso prima quelle fumogene. Ciao. Salve. Buonasera. No, questo mi fa fuori. Dov'è? Ah, è morto. Carica. Grande. Ciao, bros. A te ti faccio fuori così. No, non lo faccio fuori così. Non ci riesco. Giro. Benissimo. Qualcuno da dietro mi sta. No, no. Mi devi rianimare. Bird. Grandissimo. Bravo Bird. Introduci all'interno della fortezza. Questo va nel rapporto, colonnello. Benissimo. Comunque ragazzi, già qui c'è la prima. Aspetta, prendiamo prima tutte queste munizioni, va. Comunque ragazzi, stavo dicendo, già qui c'è la prima piastrina. Non posso prendere altre munizioni? Mi sa di no. Allora, vediamo qui. C'è ovviamente il solito simbolo che ci indica qualcosa del genere. Munizioni segrete. Benissimo, ed ecco qui la prima piastrina con Cole. O almeno dovrebbe essere la prima, sì. Procediamo. Vai, Cole. Oh, benissimo. Continuiamo. Skin, corazza, scheletro luminoso. E c'era Connor 1777 che mi impediva la vista. E là, vabbè, ti muovi.
Incapacitazioni 1. Ebbene sì, sono morto una volta. Ovviamente mi sbattono in faccia il sedere di Sofia. Non ci porterà alla fucilazione, colonnello. Invece sì, Ho già tutti i motivi sufficienti per fucilarti, soldato. Benissimo. È ovvio. Terminal container. Salvataggio del contenuto, non spegnere la cosa di familiare. Missione declassificato lì. Quando sono stato qui, ho preso appunti, cazzo. Ok, attiviamola prima che inizino a parlare. Eccola qui, la seconda missione declassificata. La squadra che lo sostiene di essere stata bersagliata dall'artiglieria COG, o COG, posizionata al largo dell'isola. Finisci prima dell'attacco dell'artiglieria in 4 minuti. Fallisci e morirai. Noi accettiamo. Per cui muoviamoci. Ora puoi accumulare stelle più in fretta. Muoviamoci velocemente. Dove? Dove dobbiamo andare? Ah, eccolo là. Qua muoviamoci, fuggiamo perché... Corri. Ehi, un Silverback. Ho sentito parlare. Me lo prendo io questo. Mi sembra ci fosse anche nel terzo capitolo. Non mi sembra prima ce ne fosse. Benissimo. Scassiamo tutto, bros. No, sto morendo. Perché sto morendo, no? Però devo calibrare bene. Cioè, devo sapere bene quando sparare e quando no, perché... altrimenti non ho fatto nemmeno una stella per ora. Eccolo qua morto. Chissà quanti ce ne saranno allora. Vediamo se nei dintorni, no? Ancora presto per qualche piastrina. I nemici dove sono? Cavolo, che succede? Cos'è? Che sta combinando? Ah. Spara, spara. Non lo vedo. Ecco qua. Batti terra. Grandissimo, sono morti. E ciao bros, i soliti carissimi amici. Aspetta. Vai. Io poi stavo sparando contro questo coso qui. Aspetta, non capisco da dove mi stanno. Ah no, ecco. Fuori uno. Fuori due che si nasconde qui dietro inutilmente. Fuori tre, questi sono quelli più malvagi. Oh cavolo, chi è che mi spara? Ecco qui, hai avuto quello che ti meritavi. Stai ancora qui tu. I miei amici ovviamente guardano le mosche. Non capisco a cosa stanno sparando loro. Bird, levati dal cavolo. Che sto sparando io, in quanti dobbiamo sparare qui. Sparo solo io. Guarda quello che si nasconde dentro lì. Aspetta, fuori uno, fuori due. Vai, ricarica. Cioè no, ricarica in realtà. Non è una vera e propria ricarica. Benissimo, 3 stelle, ce l'abbiamo fatta. Comunque ragazzi, aspetta, nei dintorni c'è una piastrina. Per cui vediamo di muoverci. Ok, benissimo, ci siamo mossi. No, aspettate, qua c'è la piastrina. Anche se dobbiamo muoverci, la prendiamo lo stesso. Eccola qui, ragazzi. No, no, non perdiamo tempo, tranquilli. Per cui entriamo qui dentro e muoviamoci. Corri, corri, corri. Altrimenti, come nelle prime fasi di gioco, non so se vi ricordate, moriamo. E per questo non va per niente bene. Comunque non penso qui nei dintorni ci siano altre piastrine o qualcosa del genere. Quindi direi che possiamo continuare. Cosa ne dite voi? Continuiamo o meno? Continuiamo o forse no? Sì, continuiamo. Vediamo un po' cosa ci dà. Ci ha dato 3 belle cosucce lì. Qualcosa di davvero simpatico. Vabbè, saltiamo. Uccisioni 25, vabbè, quindi posso stare tranquillo, non ci sono problematiche. Quando non sai dove andare, vai e basta. Sapevo che avremmo finito col trovare il missile. Cioè, poi lui sapeva, tu non sai niente, stai zitto. Sa tutto lui. Sciocco. Quindi qua, ragazzi, come vedete... Non posso crederci, sto cercando il missile che mi ha bruciato metà se faccia. Sto parlando io, Paduk, stai zitto. Ecco qua, c'è la terza missione declassificato. La squadra che lo sostiene di aver usato scudi delle locuste, contravvenendo all'ordine di non impiegare equipaggiamento nemico. Combatti solo con scudi e lancer. Cioè, questo, ragazzi, secondo me non è un impedimento, anzi. Cioè, poi lui lo scudo... Cioè, non capisco. È stato. Lo scudo dove ce l'aveva? In culo! Vabbè, non si dice, ragazzi, non... Ok. Allora. Entriamo qui.
Ok ragazzi, perdonatemi, ma come sempre il video si interrompe e non ho idea di perché. Continuiamo subito a sparare i nostri nemici, quindi tranquilli, non hanno parlato, non hanno fatto parola, non hanno detto niente, quindi non vi siete persi assolutamente niente. Cavolo, proteggiamoci dal boomer. No, il boomer è quello di Left 4 Dead. Ho detto una grandissima cazzata. Però c'è boom shot, boomer magari poteva esserci. No, si è incavolato. Prendi questo munizioni. Ok, fatto bene. Sfuggiamo qui. Bird, ma che fai? Comunque nei dintorni, badate bene, c'è una piastrina. Quindi magari se sto per dimenticarmela, voi subito mi dite: Joseph, prendila. Oh cavolo, aiuto ragazzi, sto morendo qua, mi sparano. Paduk, Sofia, Bird. Bird, tu forse sei più vicino. Grandissimo. Benissimo. Grande. Oh cavolo, che è sta gente qua. Ancora lui col boom shot. Oh cavolo, sto morendo. Non voglio morire così. Aspetta, quella cosa è una torretta nemica. Penso di sì. Lo so che sono fregato, lo so. Però devo fare subito qualcosa. Uccidiamo prima lui che... No, aspetta, uccidiamo questi con l'arco torto perché sono quelli più fastidiosi. Fuori uno. Oh, ciao bro. Mi sa che mi ha colpito però. No, cioè, qui c'è la torretta. Ah vabbè, la usano loro. Vabbè, non importa. Comunque ragazzi, visto che ci troviamo qui, proprio qui c'è l'ennesima piastrina. Dovrebbe essere la terza se non sbaglio. Eccola qui. La prossima sblocchiamo un obiettivo. Infatti siamo 24 su 25. Per il resto ci sono munizioni. Sì, c'era a terra. Benissimo, procediamo. Ancora nemici con l'arco torque. Cosa ha fatto quello? Ha sparato all'amico. Ok, quanti ci sono i colanzi? Il 700, bene. No, quello sbuca. Sbuca! Eccolo qua. Devi sbucare da qua dietro, vergogna. Tu ti definisci un combattente? Guarda come si copre. Devi uscire da qui. Benissimo, 3 stelle ragazzi. Oh cavolo, questo non l'avevo visto. Perdonami. Dove sei? No vabbè, ucciso, tutto a posto. Benissimo. Bene. E come ce ne andiamo di qui? Happy Wars? Cerchiamo no, qualcosa più avanti. Mi dispiace Jacob, ma al momento davvero non posso, perché non possiedo questo gioco. E tra l'altro sto facendo questo walkthrough, perdonami. Continuiamo. Ottieni 75 stelle almeno a livello normale. L'altro ovviamente non me lo fa leggere, non sono degno di leggere ciò che c'era scritto dopo. Sono morto una volta, vabbè sì. Stelle totali 61. Procediamo, vediamo. Ah, grandissimo Paduk. Ecco il problema delle basi segrete. Quando ci sono guai, i Gears non sanno come arrivarci. Ma stai zitto, va. Sa tutto lui. La scogliera, Onyx Point, sezione 4. Comunque ragazzi, qui c'è già l'ennesima piastrina. Dovrebbe essere la quarta, non vorrei sbagliarmi però. Mi sembra sì sia la quarta. Prendiamo la piastrina, torniamo indietro. Eccolo qui, onore ai veterani, grandissimo. Vediamo, hai recuperato 25 piastrine COG durante la campagna. Vabbè, non è che c'era bisogno di un obiettivo per capirle. Calma, per capire che avevo preso. Okay. Che hai detto, avevo Sofia? Degli amici là. Vabbè, Sofia. Li avevamo tutti. Esattamente, lo sto per dire io, non sei la sola. Allora, qua c'è il simbolo. Comunque qua c'è una missione declassificato, vediamo. In effetti con Cole non vorrei sbagliarmi, ma stiamo procedendo molto più velocemente. Non so se forse la campagna, cioè vuoi dire il ricordo di Cole dura di meno, non ho idea. Comunque, la squadra Kilo sostiene di aver usato armi delle guardie Teron, nonostante questo fosse stato espressamente proibito. Combatti solo con archi torque e brick shot. Accetto. Nessuno sceglie un arco torque o un brick shot volontariamente. Ma eravamo a corto di munizioni, non c'era altra possibilità. Ma non è vero, ce l'avevamo. Cioè, ma voi siete tutti dei bugiardi. Sono già stato qui, poco ma sicuro. Una cosa. Dirigiamoci verso l'ascensore. Andiamo verso l'ascensore. Mica è qua giù l'ascensore, no, mi sa di no. Andiamo dall'altro lato perché... Ascensore, dove sei?
Mostrati a me. Salvataggio del contenuto, benissimo. Dove? Ah, eccoli là. Oh cavolo, quanti ne sono. No, aspetta, non li vedo. Ah no, l'ho visto ora. C'è il monocolpo. C'è il monocolpo. Oh diavolo. No, fermo. Aspetta, eh. Uno preso. Grandissimo. Uno preso, sono a posto. Guarda quello col monocolpo, va. No, si è coperto. L'ho preso quello? Sì, l'ho preso, benissimo. No, raga, che cos'è quello? Aspettate un momento, andiamo a controllare se questa è un'arma particolare. Ah, sono delle munizioni. Fuggi, fuggi. Ma i miei amici cosa cazzo stanno facendo? Guarda, no, quello si è coperto. Come faccio ora? A chi prendo? Prendo te. Mi spiace. Grande colpo alla testa. Ora vediamo chi si mostra. Mostratevi a me. Ma tra l'altro, cioè, posso procedere? No, mi sa di no. Magari se mi espongo un po' loro mi puntano. Infatti così stanno facendo. Eccolo là. Fermo. No. Mannaggia. Lo riesco a prendere. No, mannaggia mia. Aspetta un po'. Fermo. Devi stare fermo. Bro, devi stare fermo però. Scusami. Cioè, come faccio a puntarti se tu ti muovi di continuo? Aio. Fermo. Eccoti qui. Ti ho preso. Mi dispiace, ti ho preso. Ed ora, cioè, come dobbiamo fare per andare? Cavolo, ancora nemici. Uno preso. Mi sa che ne ho presi due con un solo colpo. Non vorrei... No, mi sono sbagliato. Guarda quello, si sbuca. Nemici, dove siete? Vabbè. Eccolo là, fermo. Sei mio. O forse no. No, mi sa di no. Ora, aspetta, L'ho preso? No. Mannaggia, fammi prendere delle munizioni, va. Prendi tutto. Non le posso prendere, perché? Forse devo anche utilizzare questo. Tranquillo, lo usiamo. No, quella è morta. Allora aspetta un po'. Non sto capendo niente, ragazzi. Cioè, davvero, non... Ma c'è un lamento. Questa parola mi... Perché non ha un cavolo di... Ma c'è un lamento. Infatti, perché sto dicendo io non ho sparato. Che poi tra l'altro ci sarebbero anche sti cosi da sparare. Vediamo se ce ne sono altri. No. Quello è morto, sì, benissimo. Si procede. Batti terra. Siamo per morire. Sì, questi sono nemici, infatti. Grandissimo. Ma c'è un lamento. Ragazzi, comunque stanno... I miei amici stanno spaccando tutto. Sono fortissimi. Morto questo. Sì, è morto. I miei amici, guardate, sono... Devo ammetterlo, fortissimo. Le armi dei vermi sono potenti. Penso che possiamo procedere. Sì, saliamo. Levati. Si può procedere, si sale? Ok. Benissimo. Sali, Cole. Che sei cazzuto così, vai. Ancora. Che cavolo è che non mi fa? Fammi. Ah, nel frattempo che sale devo fare così forse. Allora, a te. Mamma mia, ragazzi. Non so come abbia fatto, ma ci sono riuscito. No, aspetta. Quello è morto, mi sa di sì. No. Bene, 3 stelle. Ricarica. No, aspetta. Quanto mi incaccio quando non li prendo. Ricarica, va, col. Grande, no. No, mannaggia. Mi sto incavolando. No, aspetta. Il replay. Sei grande, Col. Morto lui, sì, mi sa di sì. Ricarica, va. Non ci sono munizioni dintorni, mi sa di no. Nemici avvistati. Ok, benissimo. Continuiamo. Ok, sopravvissuto, stella cadente, skin corazza e scheletro. Vabbè, stiamo per sbloccare qualcosa. 3 stelle, grandissimo. Iniziamo a temere che avessero già trovato quello che stavamo cercando. Carne con il missile Lightmass. Un incubo sotto ogni punto di vista. Ma dai, Cole, ma quanto mai. Chiudi sta porta, va, grande e grosso come siete lì. Grandi e grossi, più che altro, il plurale. Base centrale. Comunque, ragazzi, abbiamo quasi toccato i 20 minuti. Se non l'abbiamo già addirittura sorpassati al momento, non ne sono sicuro. Comunque, ragazzi, quindi io vi saluto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di
commentare, di iscrivervi al canale se non lo siete di già. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora di aver visto questo video e alla prossima, ciao!